che il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. In questa preghiera l'Apostolo Paolo auspica ai credenti di Efeso di crescere nella conoscenza delle realtà divine. Per raggiungere questo obiettivo prega affinché vengano loro accordati uno spirito di sapienza e di rivelazione. L'essere saggio, secondo il dizionario Treccani, è la capacità di seguire la ragione nel comportamento e nei giudizi, nella moderazione dei desideri, nel saper distinguere il bene dal male. La sapienza riguarda il comportamento morale e in genere l'attività pratica. In effetti non si tratta di un sapere teorico o di possedere un quoziente intellettivo performante. Sappiamo che al tempo di Cristo c'erano molti uomini colti, ma non per questo erano saggi. Anzi, le loro scelte furono prive di discernimento e sfociarono nella condanna a morte del Messia. Anche oggi la scienza, pur facendo tanti progressi in vari campi del sapere, non può da sola prevenire alla conoscenza di Dio. Basti pensare che molti scienziati contemporanei, a dispetto di molti uomini di scienza che li hanno preceduti qualche secolo fa, si definiscono atei ed esaltano soltanto la ragione, escludendo la fede, perché non soggetta a esperimenti di laboratorio. La vera fede non esclude la riflessione e la ragione, ma non la deifica. L'evidenza dell'esistenza di Dio la si può percepire nella voce della coscienza, tramite la lettura delle scritture e contemplando le opere del creato. Paolo utilizza anche un altro termine nel testo di oggi, rivelazione. I cristiani riconoscono la rivelazione trasmessa ai patriarchi e ai profeti, ma affermano che si trattò di una rivelazione parziale, che aveva lo scopo di preparare la rivelazione piena che avvenne con Gesù, il quale completò e chiarì il senso della rivelazione antica. La rivelazione di Gesù è stata messa per iscritto nel Nuovo Testamento, la seconda parte della Bibbia. In breve, la rivelazione consiste nella comunicazione della conoscenza. La sapienza consiste nella corretta applicazione della rivelazione al vissuto quotidiano. L'Apostolo non allude quindi a una generica conoscenza di Dio, bensì a quella che porta a conoscerlo pienamente. Non basta leggere le cose che riguardano Dio, bisogna sperimentarle anche sulla propria pelle per darne testimonianza. Questa esperienza può dimostrare agli altri che la fede funziona, cambia l'esistenza e la dirige verso nobili obiettivi. Per questo Paolo pregava affinché i credenti ricevessero una più nitida rivelazione della potenza, dell'amore e della grandezza di Dio. Forse in quest'epoca in cui l'umanità progredisce sempre più rapidamente nella scoperta tecnologica, c'è un eccezionale bisogno di preghiera affinché Dio garantisca uno spirito di sapienza e di rivelazione per conoscerlo in maniera più profonda. Perché questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Buona giornata.